Salsano e Gabriele Bisogno, due concittadini che si sono fatti onore agli ultimi campionati nazionali che si sono svolti in terra d'Abruzzo eh, in, in due particolari specialità eh, dell'equitazione Monta Western. Eh, sindaco, è eh, importante sottolineare questa eh, capacità dei cavesi di imporsi. Sì, il barrel racing e il pole bending sono due specialità eh, appunto eh, del... Eh, del, della corsa a cavallo stile western. E eh, a Cava c'è ormai una grande tradizione di equitazione in tutte le specialità eh, e quindi siamo particolarmente orgogliosi che i campioni nazionali eh, del, di, di queste specialità siano appunto eh, eh, questi due giovani cavesi. E questa mattina al, al Comune li abbiamo eh, ricevuti, eh, ci hanno raccontato la loro esperienza. Eh, sappiamo addirittura che Gabriele Bisogno l'anno prossimo sarà eh, negli Stets per rappresentare eh, l'Italia. Eh, in questo, in questo sport che in America è molto noto in Italia si sta affermando in questi anni e ovviamente un altro cavese nel mondo che porta in alto il nome di Cava dei Tirgini non può che fare piacere quindi complimenti a questi, questi ragazzi che praticano uno sport nuovo ma certamente in un mondo globalizzato destinato a suscitare sempre più interesse Allora Pietro Salsano, Gabriele Bisogno sono i nostri concittadini che hanno ha uh, vinto uh, a, in Abruzzo uh, la scorsa settimana i titoli italiani in due specialità particolari molto uh, interessanti anche sul piano spettacolare che tra l'altro è uno sport che si sta affermando uh, mutuato dalla passione americana per uh, la monta western. Allora Pietro innanzitutto in quale specialità hai conquistato il titolo italiano? Il pole bedding. Che eh, raccontiamo qualche cos'è. È una gara dove si fa una gimcana intorno a Sei Paletti. È una gara a tempo, eh, chi fa il minor tempo vince. Quest'anno sono stato uno dei fortunati. Insomma, diciamo che ci vuole bravura e ci vuole anche soprattutto tanti sacrifici e tanta passione e tanto allenamento. Ecco, quanto tempo dedichi a questa passione? Diciamo che 5-6 ore al giorno minimo sul cavallo e poi cerchiamo di andare insomma, a portarlo insomma, in giro per l'Italia cercando di fare dei buoni risultati eh, Buoni risultati, tra l'altro questa scuola eh, che la famiglia eh, Salsano, la famiglia, eh, Salsano appunto, sta portando avanti da, da, da tempo ha prodotto anche un risultato in famiglia diciamo in casa, il nipote, eh, il nipote Gabriele, eh, Gabriele Bisogno che è riuscito anche lui ad affermarsi agli stessi campionati nei quali eh, ha trionfato per la sua specialità e nella sua categoria Categoria Pietro eh, sarsano Gabriele si è imposto invece in un un'altra specialità: quale? Il barrel racing, che ovvero è... sono tre girate intorno a tre barili. Dove diciamo è, molto, è molto, molto bello, in quanto lì vige molto la tecnica: perché uno, più gira veloce e vicino al barile, più fa il minor tempo e chi fa il minor tempo in questo caso vince. Come hai vinto te? Sì, diciamo uno, uno dei tanti fortunati in questo caso. Che cosa porta un ragazzo a. a... Frequentare questo sport a praticare questo sport eh, perché è impegnativo. C'è il cavallo per lo mezzo. Bisogna vivere in simbiosi con il cavallo. Anzi, a proposito, ricordiamo che i cavalli sono i vostri, giusto? Sì, sono i nostri cavalli, eh, in quanto ci sono stati molti sacrifici. Diciamo che bisogna avere passione per questo sport perché il cavallo non si cura da solo, bisogna stare tutti i giorni vicino fino a un certo orario, pulirli, eh, cacciarli. Eh, diciamo che è una bella passione. Diciamo che. E, eh... Può essere anche una ragione eh, diciamo, professionale, io non so, eh, è uno sport anche diciamo, professionista, anche professionale. Perché poi eh, diciamo, eh, si lavora vincendo. Quando mh, si vince, insomma, eh, si ne viste okay. a parte i premi. Però eh, le persone che si avvicinano possono anche venire. Insomma, per allora, quando... Avete una scuola? Eh. Una scuola... Allora, diamo un po' di informazioni. Dove? Eh, la scuola l'abbiamo a... qui a Cava a Cesino. No? tra cui insomma non siamo ancora pronti ma tra, per l'anno nuovo apriremo questa scuola quindi automaticamente eh, saremo insomma... Capito. Diciamo che chi avrà questa passione, vedendo tra l'altro i risultati che conquistano questi nostri Cavesi, potranno avvicinarsi a questa specialità, andare a seguire le loro lezioni perché sicuramente si potrà vincere magari con qualche altro Cavese. Complimenti a voi allora.